Buon pomeriggio a tutti, siamo qui in onda dall'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari per i nostri 15 minuti con, che questa volta eccezionalmente saranno 15 minuti più 15, perché la giornata di oggi è interamente dedicata all'open day della ginecologia oncologica e affronteremo la questione da diversi anni. Nella prima parte, nei primi 15 minuti, avremo due ospiti di eccezione. Sono il professor Pier Giorgio Calò, che è il direttore della chirurgia polispecialistica dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Buon pomeriggio, professore. E avremo anche con noi la dottoressa Stefania Fardis, che è un chirurgo del nostro Buonasera a ospedale. tutti. Buonasera. Allora, parliamo con il professor Calò e con la dottoressa Farris. Parleremo di un argomento molto importante che è la senologia. Allora, tanto per cominciare, professore, quali sono i fattori di rischio per il tumore della mammella? I fattori di rischio per il tumore della mammella sono un numero abbastanza importante. Alcuni hanno un impatto decisamente superiore, nel senso che, per esempio, la familiarità e l'ereditarietà hanno un'incidenza importante, come anche l'avere avuto precedenti tumori, in particolare della mammella controlaterale. Ci sono poi altri fattori di rischio importanti, come alcune patologie mammarie, alcuni tumori benigni, alcune patologie come la displasia mammaria, soprattutto alcune forme come l'iperplasia duttale lobulare atipica, forme che vengono fuori all'esame istologico, non sono chiaramente facilmente distinguibili alla semplice palpazione. Ancora ci sono alcuni aspetti come l'avere avuto una mestruazione molto precoce, una menopausa molto tardiva, il mancato allattamento, cioè l'allattamento è un fattore protettivo, il numero di gravidanze e l'età della prima gravidanza lo stesso sono dei fattori importanti, nel senso che più gravidanze avrebbero un aspetto protettivo, soprattutto se avvenute, diciamo, in età più precoce. Poi, sono tanti, e questo è giusto un accenno su un argomento che è molto complesso. Certo, dottoressa Fardis, la familiarità ha un'incidenza in questo tipo di patologia? Comunque è una cosa che non attiene soltanto alla familiarità. No, la familiarità, è uno dei fattori di rischio più importanti, cioè l'avere una familiare, madre, sorella, zia, che ha avuto un tumore della mammella espone la paziente a un maggior rischio di andare incontro a un tumore della mammella. Quando si interroga la paziente è molto importante non soltanto appurare se ci sono stati casi di tumore della mammella, ma se ci sono stati anche casi di altro tumore e soprattutto se ci sono casi di tumore della mammella e dell'ovaio, perché molto spesso ci sono, anche se rappresentano solo una piccola parte dei tumori delle pazienti affette da tumore della mammella, però c'è il 5% di queste pazienti che può sviluppare un tumore della mammella perché ha una mutazione genetica. Quindi, nel sospetto che una paziente che si presenta da noi, giovane, con un tumore della mammella che ha una familiarità importante della mammella, dobbiamo sospettare un'alterazione genetica, quindi inviarla per una consulenza genetica. Consulenza genetica, sarà il genetista che poi predisporrà per fare una ricerca, un test genetico, si tratta di un prelievo di sangue. Come stavo dicendo, rappresenta solo una piccola parte delle pazienti affette da tumore della mammella, però hanno una maggior predisposizione ad ammalarsi di tumore della mammella. Quindi è giusto conoscere questo tipo di problematica. Ecco. Perfetto, professore, ci sono sintomi o segni per sospettare un tumore alla mammella? Cioè qualcosa che la donna permette alla donna di capire che, insomma, forse è il caso di farsi prenotare una visita e farsi vedere da un medico. Allora, le due modalità, diciamo, più frequenti sono la presentazione con un nodulo e la presentazione con un sanguinamento dal capezzolo. Queste sono le due possibilità più frequenti.
Il dolore, per esempio, che è un sintomo invece per cui le donne più frequentemente vanno negli ambulatori senologici, è invece normalmente associato a patologie benigne, quindi a cose non gravi. Non è una regola assoluta, però il dolore è normalmente associato a infiammazioni, quindi non a patologie tumorali. Il tumore si può manifestare come un nodulo, ed è questa la modalità più frequente, che può essere riscontrato durante una visita di controllo, può essere riscontrato dalla donna stessa mentre si fa la doccia o casualmente, e più raramente la manifestazione è legata a la presenza di sangue dal capezzolo. Altre volte si può capitare di avere delle retrazioni, cioè una zona di cute che si retrae o lo stesso capezzolo che tende a retrarsi. Questi sono segni un po' più infrequenti oggi, perché sono segni di malattia che è presente da più tempo. Ecco, queste sono le modalità più frequenti, anche se oggi noi speriamo sempre che il tumore della mammella sia diagnosticato prima dei sintomi, cioè che sia diagnosticato in seguito a esami fatti in pazienti non sintomatici. Esatto, e infatti è un argomento che volevo toccare proprio adesso, quali sono gli accertamenti, le modalità che abbiamo per scoprire se c'è un tumore alla mammella. Dottoressa. Sì, allora, come stava dicendo il professor Calò, è molto importante la diagnosi precoce del tumore. Più la diagnosi è precoce, quindi prima interveniamo e scopriamo il tumore della mammella, più alte le probabilità sono che la paziente guarisca. Stiamo parlando anche di una guarigione del 95% se il tumore è scoperto quando in una fase iniziale. In una fase iniziale intendiamo quando addirittura la lesione non è neanche palpabile. Quali sono gli accertamenti? Diciamo che io consiglio sempre le donne a fare l'autopalpazione almeno una volta al mese. È molto importante che una donna conosca la propria struttura ghiandolare, per cui se c'è qualcosa di diverso, il mese successivo è in grado di dire, insomma, di andare dal medico curante e poi dal medico senologo per fare una visita urgente. Gli altri accertamenti sono sicuramente una visita senologica, magari fatta anche eseguita da un medico che si occupa dedicato alla senologia, che è in grado di non soltanto di riscontrare il nodulo, ma anche quei segni o sintomi che possono far pensare a un tumore della mammella. Io sto parlando appunto retrazione cutanea, retrazione del capezzolo, un aumento volumetrico della ghiandola mammaria, il totto, oppure la presenza di un ispessimento cutaneo, un aspetto a buccia d'arancia, perché ricordiamoci che la maggior parte del tumore dei tumori della mammella non dà dolore, per cui la paziente molto spesso trascura questi sintomi. Gli altri accertamenti sicuramente più importanti che devono essere eseguiti, che sono indagini di primo livello, sono ecografia, soprattutto dedicata alle donne giovani che hanno una ghiandola mammaria ben rappresentata, che ci permette non soltanto di evidenziare delle lesioni sospette maligne, ma anche delle lesioni che sono benigne e che molto spesso nelle pazienti giovani, soprattutto, sono la maggior parte di questi, sono delle lesioni benigne che sono date da fibradinome, da cisti mammarie, per cui tranquillizziamo anche queste donne, che molto spesso non vuol dire che se c'è un nodulo, soprattutto se hanno al di sotto di 30 anni, di 25 anni, possa essere necessariamente un tumore della mammella, può essere semplicemente una lesione benigna, però chiaramente deve fare gli accertamenti. Sicuramente il gold standard, e qui dico, è la mammografia. La mammografia è l'esame di primo livello che deve essere fatta in tutte le donne che hanno compiuto i 40 anni di età. Questo perché ci permette di scoprire di lesioni molto piccole, anche lesioni non palpabili, ma anche delle microcalcificazioni polimorfe che molte volte sono il segno indiretto della presenza di un tumore in fase iniziale. Quindi è corretto dire che, insomma, forse la prevenzione dovrebbe iniziare a 40 anni o anche meglio prima? Un po'. Che devono essere fatti. Ci tengo a precisare anche che la mammografia non fa male, non dà dolore. Molte pazienti si lamentano come fa male, eccetera. No, è una metodica. Chiaramente c'è la compressione della ghiandola mammaria legata all'esecuzione della procedura, ma dà un leggero fastidio o al limite un pochino di dolore, ma è una procedura che dura poco ed è molto importante perché è
una metodica salvavita. Mi chiedevo, siccome lei ha citato i 40 anni per fare, insomma, come il limite dove iniziare, diciamo così, per fare la mammografia, ma la prevenzione parte anche prima o possiamo dire che... No, la prevenzione parte anche prima, parte sicuramente, il mio consiglio è sempre di eseguire una visita senologica e un'ecografia intorno ai 25 anni, se poi ci sono casi di familiarità anche prima. Se poi una paziente assume terapia estroprogestinica, io consiglio sempre di iniziare a fare visite all'ecografia mammaria, non perché ci siano chissà quali controindicazioni, ma è giusto che una paziente impari a conoscere la sua mammella. Professore, quali sono le terapie più efficaci nel tumore della mammella al giorno d'oggi? Beh, al giorno d'oggi sicuramente intanto l'approccio al tumore della mammella è multidisciplinare, questa è la cosa più importante, cioè non è più un approccio strettamente, unicamente chirurgico come era sino agli anni 70, diciamo così. Nel tempo l'approccio è diventato sempre multidisciplinare, in cui diciamo collaborano più specialisti: il chirurgo generale, il chirurgo oncologo, il chirurgo plastico, l'oncologo, il radioterapista e naturalmente il radiologo interventista, che sono fondamentali. In aggiunta a questo, ovviamente, l'anatomopatologo che si occupa della diagnosi. Però dal punto di vista terapeutico, diciamo che le tre grosse branche sono la chirurgia, la oncologia medica e la radioterapia. Per quanto riguarda l'approccio chirurgico, si è partiti da interventi estremamente demolitivi negli anni per andare a interventi sempre più conservativi. Oggi le modalità terapeutiche per il trattamento chirurgico sono fondamentalmente due: la chirurgia conservativa, quindi la quadrantectomia, quindi l'asportazione di una fettina, di una parte della ghiandola mammaria, oppure la mastectomia, che quindi l'asportazione completa della ghiandola. Ma anche la mastectomia oggi ha delle possibilità diverse da quelle del passato, cioè si può risparmiare la cute, si può risparmiare l'areola e il capezzolo e quindi posizionare immediatamente una protesi, un espansore, in modo tale che si parta subito col percorso ricostruttivo. Cioè oggi il trattamento prevede che alla donna sia offerta sempre la possibilità di finire l'intervento con una mammella sostituita, ricostituita, diciamo, o almeno poste le basi per ripristinarla. Diciamo, molte donne sicuramente hanno un po' di timore ad affrontare questo tipo di esami e anche la prevenzione, per quello che poi hanno paura di scoprire, no? Cosa possiamo dire proprio per incoraggiare le donne alla prevenzione? Dottoressa? Sì, molte donne sono spaventate dalla possibile diagnosi, anche perché non dimentichiamo che il primo tumore della donna è purtroppo la prima causa di morte nell'ambito delle neoplasie nella donna, quindi molte sono spaventate, sono donne giovani, meno giovani, che hanno paura di affrontare un certo tipo di intervento. Un intervento anche perché molte sono convinte, molte sono legate al fatto che mi tolgono tutto il seno, cioè sono legate molto alla mastectomia radicale. Ormai, come stava dicendo il professor Calò, queste tutte le terapie sono quasi personalizzate, cioè noi quando dobbiamo fare una diagnosi di tumore della mammella, che è molto importante, quindi l'agobiopsia, perché non soltanto ci dice che è un tumore maligno, ma ci dice anche le caratteristiche biologiche di quel tumore, perché poi noi prima di trattare il paziente, di decidere anche che tipo di terapia, se chirurgica o medica, quindi chemioterapia, impostiamo la giusta terapia, quindi una terapia quasi personalizzata, sempre in base alle caratteristiche, per cui anche gli interventi chirurgici, io sono un chirurgo, parlo soltanto di questo, sono meno demolitivi, perché noi riusciamo, grazie anche alle altre terapie, alla radioterapia, alla chemioterapia, ma non solo, terapia endocrina e anche alla terapia, ormai ci sono queste terapie che hanno un versante molecolare come gli anticorpi monoclonali, per cui diciamo che riusciamo a essere meno demolitivi,
per cui a fare delle mastectomie conservative con conservazione del mantello cutaneo, del complesso areola-capezzolo e soprattutto evitiamo molte volte di fare la dissezione ascellare, mentre prima si procedeva a fare la dissezione ascellare di tutti. Adesso con il linfonodo sentinella, se il linfonodo sentinella è negativo, cioè non è interessato da cellule neoplastiche, noi non facciamo più la dissezione ascellare, soltanto se il linfonodo sentinella è interessato. Per cui il consiglio che do alle donne è di non aver paura ad affrontare la diagnosi, di non presentarsi nelle visite, perché ripeto, la diagnosi precoce salva la vita, ma evita anche tutte quelle terapie altamente demolitive, pesanti, come possono essere la chimioterapia, come possono essere una mastectomia radicale, perché non è che non si fanno più le mastectomie radicali, si fanno ancora, però molto spesso ci capita di fare semplicemente delle tumorectomie con una biopsia scitoide linfonodo sentinella ed eventualmente terapia endocrina con una radioterapia, quindi sono terapie accettabili con guarigione quasi al 100% della paziente. Perfetto, sono trascorsi i nostri 15 minuti con la dottoressa Stefania Farris e il professor Piergiorgio Calò. Adesso stiamo per collegarci in diretta anche con i professori Angioni e professor Angioni e professor Mais. Eccoli qua. Buon pomeriggio. Salutiamo intanto, se non ci sono scomparsi, insomma, li volevo salutare personalmente e ringraziarle, professor Piergiorgio Calò e la dottoressa Stefania Farris, per questi 15 minuti che abbiamo trascorso con loro. Grazie a voi. E passiamo idealmente il testimone appunto al professor Stefano Angioni, direttore della ostetricia e ginecologia della Policlinica dell'Azienda Ospedale Universitaria di Cagliari, e del suo collega il professor Valerio Mais, che è anche il coordinatore del corso di laurea in medicina e chirurgia. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti. E con voi parleremo di un argomento ugualmente molto forte, molto interessante: sono le patologie oncologiche e ginecologiche. Allora, professor Angioni, quali sono i tumori maligni ginecologici che vengono affrontati al Policlinico Duilio Casua? Allora, ovviamente, a parte la mammella, che viene affrontata, come abbiamo sentito, dalla senologia del professor Calò, e la clinica ostetrica affronta propriamente i tumori dell'apparato genitale femminile, quindi il tumore del collo dell'utero, il tumore dell'ovaio, il tumore dell'endometrio, ma anche tumori più rari come i coriocarcinomi, che sono dei tumori rarissimi che originano dalla placenta, sono un caso ogni 25.000-45.000 gravidanze, e i tumori della vulva, che rappresentano circa il 3% dei tumori ginecologici. In ordine di frequenza, i tumori più importanti che noi affrontiamo sono i tumori dell'endometrio. Stiamo parlando di numeri in Italia, 8.700 circa nel 2019 all'anno, a seguire c'è il tumore dell'ovaio, intorno a 5.000 casi all'anno in Italia, 2.300 precisamente nel 2019. I tumori del collo dell'utero sono, per fortuna, stanno diventando più rari grazie alla prevenzione, che sono intorno a 2.300-2.100 casi all'anno. Professore, esistono esami di screening e diagnosi precoce? Allora, lo screening validato attualmente esiste solo per il tumore del collo dell'utero, quindi lo screening vuol dire esame fatto in popolazione sana apparentemente, quindi nella popolazione generale, che permette però quell'esame, a costi affrontabili per il sistema sanitario nazionale, di diminuire i casi di tumore o di addirittura di far trovare le forme pretumorali e quindi bloccare l'evoluzione di quadri che poi potrebbero evolvere nel tumore maligno. Quindi il PAP test fondamentalmente è l'unico esame di screening, e stiamo parlando del tumore del collo dell'utero. Certo. Poi abbiamo possibilità di diagnosi precoce, che sono appunto, nel caso del tumore del collo dell'utero, col PAP test identifichiamo i casi che poi vengono selezionati con un altro esame che viene chiamato colposcopia. Nel caso dell'ovaio e dell'endometrio, l'ecografia ha un ruolo principe, l'ecografia transvaginale, seguita poi da esami più specifici. Nel caso per esempio dell'endometrio, l'isteroscopia, che ci permette di valutare la cavità uterina e anche di fare delle biopsie mirate. Nel caso dell'ovaio, anche l'utilizzo di markers e altre tecniche di imaging.
Professor Mais, una volta che è stata fatta la diagnosi, al policlinico come si procede? Quali sono le tappe successive? Le tappe successive, come tutti i centri di oncologia ginecologica, si basano su quello che è un processo della stadiazione, che in parole povere significa, una volta posta la diagnosi di tumore maligno, eseguire una serie di esami clinici e strumentali che permettono una valutazione preliminare dell'estensione del tumore, quindi di immaginare a quale stadio stiamo affrontando la malattia. Chiaramente, se è efficace un programma di screening e di diagnosi precoce, la nostra speranza è quella che la nostra stadiazione ci dia uno stadio iniziale. A seguito della stadiazione si affrontano i risultati della stadiazione in discussione collegiale con altri specialisti per tracciare un percorso di trattamento da proporre alla paziente. Che cosa vuol dire? A seconda dello stadio possiamo trovarci in una condizione di assoluta operabilità e si procederà direttamente all'intervento chirurgico. Ci potremmo trovare in una condizione di limite all'operabilità chirurgica e quindi si potrebbe procedere a un iniziale trattamento di tipo chemioterapico, che in questo caso, precedendo la chirurgia, viene chiamato neoadiuvante, e successivamente con una nuova rivalutazione strumentale verificare se le dimensioni del tumore si sono ridotte e quindi il tumore sia diventato operabile. A quel punto si passa come secondo step, in questo caso la chirurgia. Successivamente potremmo trovarci ancora di fronte a terzi casi, terze situazioni in cui la stadiazione iniziale ci dà un giudizio di assoluta inoperabilità, quindi non possibilità di affrontare la malattia, per esempio un tumore avanzato del collo dell'utero in stadio avanzato, non è operabile, quindi si può procedere, dopo discussione collegiale, ad avviare la paziente a un trattamento combinato tra chemio e radioterapia. Ecco perché diventa fondamentale un lavoro multidisciplinare che segua la paziente dalla diagnosi iniziale fino a tutta l'evoluzione del processo di trattamento e anche di eventuale follow-up successivo. Ecco, infatti, era qua che volevo arrivare, perché abbiamo visto prima con il professor Calò quanto conta l'equipe multidisciplinare. In questo caso, quanto conta, quanto pesa e quali sono le figure? Allora, diciamo che in questo caso, come già anticipato dal professor Calò per la mammella, sono molteplici le figure. Ovviamente alcune intervengono di più su alcuni tipi di tumori ginecologici, altri di meno, ma sono tutte comunque collegate. Le figure base, in una scala di collaborazione multidisciplinare, sono circa una decina. Siamo noi ginecologi e preferenzialmente ginecologi che si dedichino nella maggior parte del loro tempo alla oncologia ginecologica, ovviamente, perché ci vuole una sottospecializzazione sia come capacità chirurgica sia proprio come capacità di coordinamento di equipe multidisciplinare e di gestione del follow-up e delle eventuali complicanze in corso di follow-up. C'è il chirurgo generale, sia del basso che dell'alto addome, perché se per esempio operiamo un carcinoma dell'ovaio avanzato, abbiamo bisogno di lavorare sia a livello di colon, basso addome, pelvi, dove lavoriamo noi, ma anche per esempio a livello di milza, per metastasi a livello della milza, di fegato e cose di questo genere. Abbiamo bisogno degli urologi, spesso in casi di tumore della cervice uterina avanzata, ma anche in caso di tumori dell'ovaio che interessino la parete pelvica. Questo per quanto riguarda l'equipe chirurgica che preavvisiamo e riusciamo a mettere insieme nell'arco di pochi giorni, in modo da essere tutti collaboranti nella stessa sala operatoria in momenti successivi. Ma fondamentale è la collaborazione con l'anatomopatologo che legge le biopsie prima per la prima diagnosi e che poi ci valuta il pezzo operatorio su cui poi dobbiamo decidere se la storia finisce con la chirurgia o continua con ulteriori terapie, che in questo caso, venendo dopo la chirurgia, si chiama terapia adiuvanti. Abbiamo assoluta necessità degli anestesisti per programmare la tipologia
di intervento chirurgico e dei rianimatori, se l'intervento è talmente esteso che la paziente deve passare 24-48 ore di rianimazione prima di essere completamente risvegliata. Abbiamo bisogno dei radiodiagnosti, quindi dei radiologi specializzati in diagnostica, TAC, risonanza magnetica per la loro lettura accurata, e anche loro devono avere un gruppo che si dedica preferenzialmente a una certa tipologia di tumori, esattamente come l'anatomopatologo. Abbiamo bisogno dei radioterapisti, che coinvolgiamo sempre nelle nostre discussioni, perché potrebbero intervenire in esclusiva al posto della chirurgia o dopo la chirurgia se c'è necessità di radiare i campi linfonodali. Abbiamo bisogno eventualmente di un'equipe di supporto psicologico, che non va mai dimenticata in un gruppo oncologico, perché anche la diagnosi per la paziente, lo abbiamo visto, è un trauma, e un'equipe di supporto alla gestione del trauma, della comunicazione della diagnosi di tumore maligno, potrebbe essere fondamentale. Professor Angioni, qual è l'ultima innovazione che è applicata nel trattamento chirurgico? Nella nostra clinica stiamo molto attenti ad applicare appunto le innovazioni che riducano i traumi chirurgici, quindi soprattutto a sviluppare le tecniche di chirurgia mininvasiva per garantire il pronto recupero delle pazienti alla loro vita normale, anche a dover affrontare le terapie, per esempio, che a volte sono necessarie, come la chemioterapia, il prima possibile. Una delle ultime innovazioni è l'utilizzo della ricerca del linfonodo sentinella in laparoscopia. Questo è possibile trovare nel carcinoma dell'endometrio la prima stazione linfonodale e togliere solo quel linfonodo, quindi trauma chirurgico minimo, intervento molto più rapido, pazienti che vanno a casa dopo 2 giorni dall'intervento, facendo un intervento completo. In laparoscopia si asporta completamente l'utero e il tumore, ma anche si valuta la stazione linfonodale, la prima stazione linfonodale. E nel caso non trovassimo in quella stazione delle cellule neoplastiche, con il cosiddetto ultrastaging, siamo tranquilli nel poter fare un follow-up senza fare ulteriori cicli di chemioterapia. Quindi questo è sicuramente l'ultimo ritrovato in cui la clinica ostetrica di Cagliari è stata tra i pionieri nell'utilizzo di questa tecnica, ha sviluppato anche le linee di ricerca con la Mayo Clinic e i primi in Sardegna. Abbiamo ormai una casistica molto importante tra le migliori d'Italia, veramente ci dà grande soddisfazione, dà grande soddisfazione alle nostre pazienti. Perfetto, professor Mais, invece nel caso di tumori avanzati ovarici è possibile il trattamento al policlinico? Sì, proprio perché, come dicevamo prima, abbiamo organizzato questa equipe multidisciplinare in cui un elemento fondamentale, oltre a quelli che ho nominato prima, mi fosse sfuggito, è chiaramente l'oncologo medico. E il trattamento del tumore ovarico avanzato è proprio l'esempio forse più tipico di interazione multidisciplinare tra tanti specialisti. Sicuramente, perché tra l'altro è dimostrato, ed è una soddisfazione per i chirurghi oncologi e ginecologi, che quanto più nel tumore ovarico avanzato la chirurgia è veramente radicale, dove per radicalità chirurgica in questi casi si intende portare il residuo di malattia praticamente a zero visibile. Ovviamente il chirurgo in campo operatorio, anche se usa la laparoscopia, non potrà mai avere una visione microscopica, per cui la singola cellula potrà sempre sfuggire, ma a quella penserà l'oncologo medico. L'oncologo medico lavora benissimo sul tumore ovarico avanzato, anche terzo o quarto stadio, se, come noi diciamo, resecabile in modo completo, citoriducibile, che tradotto in termini semplici significa ridurre al massimo la massa tumorale, il numero di cellule tumorali, anche perché se noi lo portiamo a zero visibile, quello è il momento di massima efficacia della chemioterapia adiuvante che verrà fatta successivamente, perché è ormai di dominio comune che il momento di massima efficacia della chemioterapia è nella massima velocità di replicazione delle cellule, per cui i tumori che si replicano velocemente sono più sensibili alla chemioterapia, e il tumore, per sua caratteristica, quando viene citoridotto al massimo, tende a ricostituire la massa precedente, quindi cerca di replicarsi velocemente, ma se noi interveniamo quando è ancora microscopico con la chemioterapia ha la massima efficacia.
Io chiuderei con una domanda che ci è arrivata da Instagram. Liliana ci scrive: avendo avuto l'HPV, ogni quanto tempo devo fare i controlli? Professore Angioni. Allora, innanzitutto bisogna vedere che genotipo di HPV, se era quindi un tipo di HPV ad alto rischio o meno, e che tipo di trattamento è stato fatto, quindi se c'è stata una risoluzione spontanea con un trattamento chirurgico mini-invasivo, che può essere appunto la LIP, che è una asportazione della lesione. Generalmente il primo periodo si fanno dei controlli ogni 6 mesi, dopo il primo anno, se si negativizza, si passa un anno, stiamo parlando chiaramente dei casi risolti, e poi si ripassa al follow-up normale del pap test ogni 2 o 3 anni. Ma anche in questo caso, cioè comunque nei casi dei tumori ginecologici, immagino che anche la familiarità abbia una sua incidenza e rilevanza. Professor Mais, questo deve essere un campanello d'allarme, secondo lei? Allora, in realtà la familiarità deve essere prima uno stimolo a fare un'eventuale ricerca genetica, tant'è vero che nella nostra equip multidisciplinare, nella nostra rete di collaborazioni, come per la mammella, è fondamentale la figura del genetista medico. Perché? Perché se c'è familiarità potrebbe essere supposta la presenza di una genetica predisponente ai tumori che solamente il genetista medico indaga, e dopo un primo colloquio in cui viene ricostruito tutto l'albero genealogico decide se procedere con esami più specifici, quale quella della ricerca di mutazioni che sono note essere collegate o al tumore della mammella, o al tumore della mammella e ovaio, o al tumore dell'ovaio, utero, intestino, per cui ci sono varie sindromi genetiche familiari che possono essere identificate. Cosa significa? Come detto prima dai colleghi che seguono la senologia, non significa una condanna a morte per chi sa di avere una mutazione genetica, significa anzi uno stimolo ad eseguire certi specifici accertamenti in epoca magari più giovanile di quello che si riterrebbe comunemente. Chi ha familiarità per tumore della mammella comincerà delle ricerche specifiche, delle valutazioni specifiche con un'ecografia prima di quello che viene suggerito da un normale programma di screening. Se c'è una mutazione che predispone al tumore di mammella e ovaio, ovviamente la paziente da noi ginecologi viene informata dell'eventuale necessità a scopo profilattico di asportare le ovaie una volta terminato l'iter riproduttivo, anche prima della menopausa fisiologica o appena arrivata la menopausa fisiologica a seconda della scelta della paziente. Questo evita l'aumentato rischio di sviluppare un tumore dell'ovaio in epoca postmenopausale. Questo è solo un esempio per dire come la conoscenza della familiarità accostata alla ricerca della genetica medica poi oggi come oggi ci può aiutare a dare delle scelte anche in campo profilattico prima che il tumore si possa manifestare. Un'ultimissima domanda che ci arriva da Facebook, in realtà riguarda un caso direi specifico, ma insomma possiamo estenderlo a un po' un caso generale. Alessandra Vincenzadissi dice: ma dopo un intervento di enocarcinoma, per esempio, è necessario il supporto psicologico per le pazienti? Immagino, ecco, come avere un supporto psicologico. Immagino che nella nostra struttura, al policlinico, ci sia questo supporto. Secondo voi quanto è importante? Un po' l'avete accennato, insomma, io magari, professor Angioni, lo ribadirei il concetto dell'equipe multidisciplinare. Sì, sicuramente viene sempre suggerito in queste donne, anche e soprattutto quelle giovani, un appoggio psicologico. Abbiamo delle figure al policlinico di riferimento a cui possiamo indirizzare le nostre pazienti, perché comunque è sempre una diagnosi importante, anche nella migliore delle ipotesi, che può cambiare l'idea, l'aspettativa della vita, anche riproduttiva, per esempio. Quindi questo è un dato importante. Volevo aggiungere una piccolissima cosa, giusto per concludere, sulla anessectomia profilattica che si fa nel rischio genetico, e questa è un'informazione che mi piace dare, perché da noi al Policlinico questi interventi riusciamo a farli con un accesso laparoscopico
singolo, quindi con una sola piccola incisione a livello ombelicale, penso che siamo in questo momento gli unici in Sardegna che abbiamo sviluppato questa tecnica in maniera molto importante, quindi le pazienti si riprendono rapidissimamente e fanno un intervento ultra mini-invasivo. Perfetto, insomma, con questa nota di innovazione e altissima specializzazione della nostra struttura, dei nostri medici, della ginecologia ostetricia del Policlinico, io ringrazio il professor Stefano Angioni, il professor Valerio Mais per questi ulteriori 15 minuti che ci hanno regalato su insomma, questa importantissima sfera di patologia, insomma, che riguarda appunto i tumori ginecologici. Vi ringrazio molto, ringrazio tutti voi per essere stati con noi, per averci ascoltato, per averci visto e vi auguriamo buona serata alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie, buona serata. Arrivederci.